Ugo Spritz, oggi su Cookies vi sveleremo come prepararlo in casa a regola d'arte. Il primo step è quello di prendere un calice da vino, possibilmente freddo, e di aggiungere delle foglioline di menta. Poi andremo a versare sciroppo ai fiori di sambuco, 3 cl o una tazzina da caffè. Ora un piccolo consiglio, quello di versare prima tutti gli ingredienti, poi di aggiungere il ghiaccio. In questo modo avrete uno spritz molto frizzante e meno diluito. Il prossimo ingrediente, il prosecco. Andiamo a versare circa 6 cl di prosecco e della soda. A casa potete utilizzare anche un'acqua molto frizzante, circa 5 cl. E andiamo a colmare con del ghiaccio. Lo spritz è quasi pronto, bisogna solo dare una lieve mescolata col nostro bar spoon ed andiamo a guarnire con un ciuffettino di menta. Vi do un altro consiglio: se sbattete la menta sul palmo della vostra mano rilascerà molti più aromi. Ora la ricetta originale prevede una fettina di lime, in questo caso utilizzeremo qualcosa di un po' più locale, un limone. Ecco il nostro Ugo Spritz. La freschezza della menta, le bollicine del prosecco rendono l'Ugo un drink molto più beverino del classico spritz, dato anche il suo basso contenuto alcolico e la sua leggerezza. Come abbinamento vi consiglio o una bella pizza da condividere con amici durante un aperitivo, oppure per i più coraggiosi un po' di trippa con sale e limone. Buono! E voi? Qual è il vostro cocktail d'aperitivo preferito? Scrivetecelo nei commenti. Salute!